Benvenuti, in questa puntata di Rapture siamo a Milano e vi parleremo un po' di pop italiano, fatto proprio qui a Milano. Infatti andiamo in studio con i Club Dogo a sentire un'anteprima del loro nuovo album, a vedere il loro nuovo video per la prima volta qui da noi. E poi avremo anche un bel incontro insieme a Cano, a Caneda, che ha fatto il suo nuovo disco, ci porterà i suoi nuovi video. Avremo anche l'occasione di parlare sia con lui che col Guercio di Recession Clothing, che è la loro nuova impresa che stampa delle belle grafiche su delle belle magliette. Adesso ci vediamo il primo video dei nostri, che è quello dei Club Dogo, tanto per ricordarvi un po' che musica fanno e chi sono. Il primo video. E questo video di Club Dogo ci serve anche soltanto per ambientarci un po' in questa puntata. Infatti stiamo per andare a raggiungere in studio a parlare della loro musica nuova. In questa puntata parleremo anche del rapporto che gli artisti, specialmente quelli milanesi, come in questo caso Club Dogo e Caneda, hanno con il rap, con la città e con tutta la realtà che li circonda. Adesso un attimo di pausa, poi Rapture ritorna. Bentornati a Rapture, è finalmente giunto il momento di andare in studio a sentire il nuovo disco di Club Dogo. Loro sono quelli che ci aspettano, seguitemi. È permesso? Bello, allora, ragazzi, tutto bene? A posto. E noi siamo venuti proprio a disturbarvi in studio a ridosso dell'uscita del disco per sentire musica. Questo è veramente una gran cosa, esatto. Tanto avete preparato anche un video, no? Proprio in testa alla roba, il video del singolone di Sgrill. Poco fa. Mm-hmm. E di che cosa parla il video? Che cosa c'è nel video? Parla della Sgrilla, che è un argomento universale molto attuale. Direi sempre attuale. E per i non milanesi, e per chi non sa lo slang giovanile, di Sgrilla si parla quando si parla di ragazze. La Sgrilla, cognato di Club Dogo, ovviamente. La Sgrilla è la ragazza. È una cosa made in Club Dogo. Esatto. E guardiamolo subito allora il video, no? Guardiamolo. Facciamolo vedere il video. Sgrilla! Bene, questo era il video di Sgrilla, intanto possiamo metterla in sottofondo? Certo. Vediamo se Roby, l'uomo delle macchine, ci dà una mano. Ci pensa lui. Quindi, grande disco, disco nuovo per voi. Vita nuova. Come si chiama il disco? Si chiama Dogocrazia. Perché c'è proprio un bisogno di Dogocrazia. Sì, perché momento. Da quando esco il nuovo governo della musica sarà questo. Ma tematiche e sviluppo delle parole nel disco quali saranno? Le tematiche, diciamo, senza far finta di niente, sono un po' quelle dei nostri dischi precedenti, insomma. Ci sono, sai, poi noi prendiamo molto riferimento da quello che succede, oltre che riferimenti cinematografici o riferimenti a libri, però quindi voglio dire, man mano che succedono le cose, l'attualità va sempre dentro nei nostri pezzi. Poi ci sono dei pezzi più scafoneggianti e dei pezzi più bastard pop, come diceva prima il mio amico Gue Pequeno. E voi che siete maghi delle parole, avete voglia di reinventare, passare la parola giù per un attimo. Eccolo. Per quanto riguarda la parte musicale, eccolo, invece, lo scafoneggiante e il bastard pop. Non ripeto le stesse cose che diciamo tutte le volte nelle interviste. Mi sono ispirato. Che cosa hai fatto, però? Niente, il suono è rimasto quello: un due crudo, il nostro Club Dogo Sound, Dogo Sound, Dogozilla Sound, quello che vuoi. Ci sono dei riferimenti al primo disco, ci sono alcuni pezzi che hanno comunque delle sonorità, cioè che possono ricordare Mephist, e delle cose che possono ricordare quello prossimo disco. Ok, quindi è soltanto un aggiornamento di della pagina di diario. Esattamente. È la nuova versione di Dogo in evoluzione completa. Però la tua musica ormai ha preso una direzione che in Italia è riconoscibile come unica, e nel mondo è anche riconoscibile come unica. Esatto. Come la vedi tu in rapporto con gli altri dischi che escono adesso? Diciamo che ci sono produttori che sono comunque legati a un certo tipo di produzione, un certo tipo di suono che, cioè, rispetto, cioè, però nel senso, io cerco di fare il mio e quindi di inventare qualcosa di nuovo, insomma, di legare le sonore di sintetizzatori al campione o piuttosto che altre cose, insomma, di inventare un suono, quantomeno una cosa che abbiamo fatto, che chiaro, ho fatto. Chiaro. Che poi è una forma di recezione che in Italia comincia ad esserci, nel senso che quando si gira in strada e si chiede alla gente che musica ascolta, questa tipologia di musica è molto ascoltata. Invece nella parte dei media sembra quasi un po' meno, sembra che la richiesta sia verso il pop melodico all'italiana e basta. Sì, è un po' questo essere retro, è un po' una cosa made in Italy che
Ma ormai diciamo che siamo abituati, ce la godiamo così, cioè nel senso è inutile dire dal 2009 si capirà il suono, cioè ormai è così, insomma, ti do ragione, ma... Guardiamoci un altro video intanto, poi magari ritorniamo sul discorso. Vai. Video. E se prima parlavamo del legame che c'è con la musica contemporanea, adesso stiamo già sentendo un altro pezzo che, oh yes, che fa sempre parte della vostra logocrazia. Assolutamente sì. E si chiama questo? Il mio mondo e le mie regole, una sorta di manifesto in cui, diciamo, a flash vengono un po' elencati i capisaldi della nostra vita. Quindi, e di quella di molti altri, pensiamo. Esatto, questa sorta di autocelebrazione e... proprio stile di vita e condividerlo con altra gente. Ma credi che in Italia possa avere effettivamente una presa sulle persone o è soltanto una storia che ci raccontiamo noi magari? Ma guarda, dipende in che termini, nel senso, cioè l'ego trip fa parte del rap un po' come l'assolo, gli assoli di chitarra nella musica rock. Poi sta appunto all'artista, in questo caso a noi, cioè a chi fa il rap, a chi scrive la propria strofa, di riuscire ad arrivare o meno alla gente, quindi di avere magari una percentuale di ego trip, e un 40% di ego trip e un 60% di esperienze comuni che comunque, pure magari partendo da un punto di vista personale, possono arrivare a tutti. Sicuro. E questo credo che succeda spesso nel rap, non è un caso che molti ragazzini si riconoscono nelle cose, insomma, sì, nelle rime. Poi avete sempre la peculiarità e la voglia di raccontare la verità per come la vedete voi, no? Quasi da fare una sorta di diario, una pagina di diario di quello che succede in strada, di quello che succede specialmente a Milano, che succede qua in giro e che difficilmente la gente racconta. Tanto ci sono dei filoni di cinema che l'hanno fatto in passato e che cercano di farlo anche adesso, no? È uscito da poco il film Sbirri con gente che va a vedere cosa succede in strada. Quello è un filone che non ci appartiene. Esatto, voi fate esattamente il discorso opposto, cioè partite dall'osservazione della strada e la raccontate. Lì è quasi, sì, invece sentire che c'è una storia in giro e andarla a scovare. Come andarla? Sì. Sì, tra l'altro hanno un po' scoperto l'acqua calda. Esatto. Se la droga, basta leggere i giornali. Cioè, più che altro la gente fa finta che non ci siano certe cose, no? Però poi, appunto, al di là di noi che le viviamo magari in prima persona, insomma, molta gente ai paraocchi pensa che certe cose non succedano in Italia, non succedono in una città come Milano. Invece sono cose purtroppo all'ordine del giorno. Perché voi non avete cominciato a dire ieri, tra l'altro. Purtroppo. No, purtroppo è parecchi anni che abbiamo il disco in repeat. Però, insomma, ognuno ha la sua poetica, no? Esatto. A noi piace un po', come hai detto tu, raccontare le cose così, un po' crude, cioè senza filtri, capisci? Mm-hmm. Non c'è compiacimento, né cerchiamo a tutti i costi lo shock. È proprio una cosa che viene naturale, penso, ormai siamo anche grandi, eppure ce l'abbiamo nel DNA, no? Il cercare di dire le cose come stanno. Sicuro. Poi quando il rap è cominciato in America c'era la grande frase che diceva che era diventata la CNN dell'America che stava male. Cioè chi ti diceva la verità in qualche maniera lo faceva attraverso i dischi. Pensate che in questo periodo storico ci sia ancora la possibilità di pensare alla musica in una maniera del genere, cioè come uno strumento per dire la verità? Guarda, io sono d'accordissimo su quella definizione in rapporto ai tempi che erano. Certo. Chiaramente il mondo è cambiato di brutto. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo sempre comunque una componente sociale. Quindi mi posso ricollegare a quello che hai detto tu. D'altro canto, noi non siamo neanche degli ipocriti, come fanno in molti, nel senso, cioè, diciamo le cose come stanno, quindi magari molte volte ci possono essere delle cose contraddittorie, però perché è il grigio, no? Non c'è solo il bianco e il nero, quindi si può passare da magari una denuncia sociale a argomenti più frivoli, passare dal parlare male di come sta andando il nostro paese, poi parlare delle tipe, cioè questo è ci può stare tutto. Capisce, quindi sinceramente facciamo così, quindi sì, cronismo e intrattenimento ci può stare, okay. La verità anche al club, la verità anche nelle radio, la verità al club, sì, fuori, dopo il club, ancora peggio. Perfetto, intanto che noi ci vediamo un altro video, facciamo cambiare a Roby il pezzo che parliamo un po' delle collaborazioni del disco. È in loop. Se abbiamo parlato un po' della componente sociale, di quello del club, della musica, vi siete divertiti tantissimo. Esatto, però sentiamola la musica.
No, cioè, ma... stava pensando sì, a quanto, quanto potrà piccare dopo aver fatto la parte del video. Se abbiamo parlato della parte sociale del disco, della parte comunicazione, vi siete divertiti comunque con la musica e avete chiamato un po' di gente a partecipare. Sentiamo il pezzo con Terron Fabio. Stiamo sentendo il pezzo proprio con Terron Fabio sul Sound System. Vabbè, non c'è niente da dire, insomma, poi loro sono un gruppo che noi rispettiamo da tempo. Sono grandissimi, li abbiamo conosciuti in vari concerti, ma poi anche al mare in Salento, quindi c'è anche lì sempre il solito discorso, siamo amici, allora facciamo un po' di musica, condividiamo alcune esperienze. Noi volevamo fare questo pezzo, Terron Fabio è stato disponibilissimo, tra l'altro ha fatto una bomba atomica, quindi siamo contenti. Beh, cioè è stato anche qualcun altro d'Oltreoceano che è stato contento a fare un pezzo. Esatto, vabbè, no, cioè, sono stati gli Infamous Mob, cioè due, perché uno purtroppo è nelle patrie galere loro, e poi c'è Kool G Rap, che comunque è un eroe del rap da sempre, la vecchia scuola, ma comunque non ha mai disimparato a rappare. Qua nel disco fa una strofa devastante, ci spettina tutte e due, quindi... anche perché è difficile stare dietro a un mostro sacro. Poi lui è veramente un capo, cioè al di là che è un old school, comunque è proprio un capo. Quindi siamo contenti. Poi ci sono i nostri, c'è Marrakesh, c'è Vincenzo da Vianfossi, c'è Montenero, Carcadan, c'è J-Ax, soprattutto c'è J-Ax che fa un pezzone. Siamo contenti della collaborazione. È bello vedere che vi togliete anche degli sfizi. Immagino che per voi, cioè, lavorare con delle persone che stimate e che... Certo. Beh, ma sai, queste qui sono venute... Vabbè, a parte Kool G che l'abbiamo beccato, perché comunque Joe sta lavorando tanto in America per le produzioni, eccetera, tramite il suo manager americano siamo riusciti ad avere la strofa di Kool G. Per il resto sono cose nate, capito, proprio sul campo. Chiaro. Cioè, Ax lo frequentiamo, lo vediamo. Ultimamente stiamo suonando molto insieme, quindi... è stato proprio naturale. Terron Fabio, già l'ho detto, perché lo rispettavamo. Poi ci sono i nostri, voglio dire, nostra quella, gente. Quella è la famiglia, in qualche maniera, giusto, elogiarla. Però è bello vedere che, bene o male, su un disco come il vostro, in cui ci sono magari le attenzioni sia dei media che delle etichette discografiche che vi seguono e vi supportano, la voglia di comunicare un concetto di pop molto semplice, cioè faccio musica con chi mi piace, con chi è mio amico e con alcuni miei miti d'infanzia, anche se possono essere difficili da capire, cioè andate avanti su questa tipologia di pensiero. Beh, ma sì, perché noi comunque non hanno, cioè, senza voler essere offensivi, così, non abbiamo mai pensato di fare dei dischi in prima battuta per gli altri, li facciamo sempre prima come piacciono a noi, mai per compiacere l'etichetta, mai per compiacere il pubblico. Noi prima facciamo la nostra musica, poi cerchiamo di fare in modo che la nostra musica arrivi e piaccia alla gente, quindi quello va bene, ma prima di tutto facciamo dischi che ci piacciono a noi. Poi dopo... Bene, bene. Ma sicuramente ci vedremo più avanti, magari per qualche live, qualche situazione ancora più divertente, grazie dello spettacolo in studio. Speriamo, almeno si mangia. Esatto. Tra l'altro, Gue, io ti saluto e ti dico che vado a incontrare il nostro amico Caneda, che ha a parlare un po' di Recession Clothing, visto che tu ce l'hai, e gli diciamo anche dopo di Recessione, se Recessione. Cerchiamo di comprarle, se mai. Partita, poi Rapture ritorna. Yeah.